Stai camminando per strada quando all'improvviso ti ricordi che devi chiamare la banca. Oh no, la batteria del tuo telefono è all'1%. Ti guardi intorno ed eccola qui, una cabina telefonica a pagamento. E per di più, dentro c'è una rubrica con il numero di cui hai bisogno. Pensaci, quante altre cose apparentemente obsolete sono ancora in vita? E perché? 1. Fax. Se sei nato negli anni 2000, probabilmente non ne hai nemmeno sentito parlare. Per utilizzare un fax è necessaria una copia stampata del documento e anche il destinatario deve possedere un altro dispositivo del genere. Ingombranti e piuttosto inaffidabili, i fax sono diventati un ricordo del passato alla fine degli anni 90, quando apparvero le email permettendo ai documenti di essere inviati immediatamente e stampati dalla parte ricevente. In molti ospedali invece usano ancora questa tecnologia. Pur avendo registri elettronici, non li condividono tra loro per molte ragioni e quindi fanno affidamento su questa attrezzatura obsoleta. Spero che non dovrai mai visitare un ospedale, ma se ti capiterà, non dimenticare di fare un selfie con questo dinosauro digitale. 2. Laboratori fotografici. Nella seconda metà del XX secolo, lo sviluppo delle tue foto o delle vacanze era di gran moda. Prima che il rullino finisse, avevi solo 24 o 36 foto a disposizione, quindi dovevi scattarle con cura e andare in un laboratorio fotografico per vedere gli scatti. Oggi, con gli smartphone in grado di scattare foto di qualità superiore, lo sviluppo delle foto è una cosa che fanno solo i fotografi professionisti. Quindi i laboratori fotografici sono spariti, ma non completamente, e offrono ancora i loro servizi a chi è interessato. 3. Enciclopedie. Quanto tempo è passato da quando hai preso in mano un libro vero e proprio, quando avevi bisogno di una spiegazione di un termine o di un fenomeno anziché cercarlo su Google? Fammelo sapere nei commenti. Scommetto che alcune persone non l'hanno mai fatto nella loro vita, ma puoi ancora trovare enciclopedie sugli scaffali delle librerie e molte persone sorprendentemente le usano ancora. Immagino che alcuni non possano fare a meno di tenere in mano un libro con copertina rigida. A proposito, 4. Libri fisici e librerie. Nell'era in cui abbiamo i reader progettati appositamente per liberarti dalla necessità di trasportare copie fisiche di libri e persino app per telefoni e tablet che ti consentono di scaricare tutti gli ebook che desideri, è un po' strano vedere che molte librerie sono ancora attive e funzionanti. Eppure esistono anche se molte hanno cambiato la loro immagine. Ancora più importante, una libreria è diventata non solo un luogo in cui è possibile acquistare un romanzo del tuo autore preferito, ma un luogo per sedersi, prendere una tazza di tè o caffè e rilassarsi su una sedia comoda, leggendo proprio lì. Ammettilo, leggere in tutta comodità e senza fretta è un'esperienza molto più piacevole che farlo a bordo dei mezzi di trasporto o a casa dove ci sono tante distrazioni. 5. Nastri VHS. Sono finiti i giorni in cui hai registrato eventi familiari su un Super 8 e li hai guardati in seguito su nastri VHS con un videoregistratore. Anche i lettori CD che sono arrivati successivamente sono ormai una rarità. Tutto è su hard disk ora. O anche sul web, dove rimarrà per molto tempo, se non per sempre, o sostituito da qualcosa di nuovo o migliore. Ma sorprendentemente ci sono ancora nastri VHS che sono incredibilmente rari e preziosi. Ad esempio, c'è un nastro sigillato Star Wars in vendita su eBay che costa 3.500 euro. E i proprietari delle videocassette della serie Disney Black Diamond, che hanno il nome di un simbolo di diamante nero su ogni scatola, a volte chiedono somme astronomiche per i loro tesori. È meglio fare delle ricerche perché alcuni hanno prezzi esagerati senza una buona ragione. 6. Album fotografici. Qualche decennio fa, ogni ricongiungimento familiare prevedeva un luogo in cui i proprietari di casa raccoglievano un enorme album di famiglia e iniziavano a mostrare ai loro ospiti tutte le foto nel loro archivio. Oggi, con Instagram e immagini digitali, questo metodo sembra obsoleto, ma quasi tutti i fotografi ti offriranno di creare un album fotografico tutto tuo. Questo perché cose del genere non invecchiano mai davvero. Un album ben decorato con le tue foto può persino diventare un buon regalo per qualcuno che ami o semplicemente essere un bellissimo promemoria di momenti che vorresti ricordare. 7. Vecchi telefoni cellulari.
Uno smartphone è di fatto un computer portatile in piena regola che puoi usare per svariati motivi, dal controllo dei tuoi social media ad usarlo per lavoro. Questo non si può dire dei primi telefoni cellulari degli anni 90 e dei primi anni 2000, che erano dei mattoni con pulsanti con cui si poteva parlare e inviare brevi messaggi. Tuttavia, sono abbastanza ricercati oggi, e per una buona ragione. A differenza di smartphone e tablet, questi semplici dispositivi sono molto difficili da trovare, quindi se sei preoccupato di essere osservato, un vecchio cellulare è davvero una buona scelta. Meglio ancora, puoi usare... 8. Cabine telefoniche. È davvero conveniente avere il proprio telefono per chiamare chiunque da qualsiasi parte del mondo, ma la rete cellulare non è così ampia come desidereremmo che fosse e non copre ancora l'intero pianeta. In alcune aree distanti del mondo ti troverai senza alcuna connessione, a meno che non ci siano delle cabine telefoniche ad oggi installate in molti paesi. Inoltre, in caso di catastrofe naturale, i telefoni a pagamento spesso restano funzionanti, mentre la rete cellulare e i telefoni fissi no. Sono costruiti per resistere a molti danni e garantire la connessione anche in circostanze terribili. 9. Cerca persone. Aspetta, cos'è un cerca persone? È un piccolo dispositivo come una piccola radio che riceve i messaggi inviati da un telefono. Non puoi inviare messaggi, ma funziona solo come dispositivo ricevente. Erano estremamente popolari ad un certo punto negli anni 90, ma per ovvi motivi sono presto diventati obsoleti e sostituiti da telefoni cellulari più versatili. Ma i cercapersone non sono diventati spazzatura, piuttosto. Uno di loro potrebbe salvarti la vita un giorno. I paramedici e gli operatori delle cure di emergenza usano questa piccola tecnologia nel lavoro quotidiano anche oggi. I cercapersone sono più resistenti, in grado di subire molti danni prima di spegnersi e hanno una durata della batteria maggiore rispetto a uno smartphone e il loro design è intuitivo, quindi sono perfetti per tali condizioni. 10. Penny di rame. Queste monete sono probabilmente le cose più inutili sulla mia lista. Se hai incontrato una persona che effettivamente usa i penny per pagare qualcosa, dagli una pacca sulla spalla. Generalmente i penny sono quasi inutili, ma sono ancora ampiamente diffusi. E se scavi un po' più a fondo, scoprirai che il costo di produzione di un penny è più di quanto effettivamente valga. 1,7 centesimi per una moneta da un penny. 11. Vinili. Ehi, amanti del vintage, probabilmente direte che i dischi in vinile non sono affatto obsoleti, ma è ciò che sono nella nostra epoca moderna, mi dispiace. In ogni caso, la qualità del suono robusto e caldo che producono e la sensazione di autenticità quando si ascoltano le grandi band del XX secolo fanno sì che molti audiofili in tutto il mondo li conservino e li mantengano come il tesoro che certamente sono. 12. Rete fissa. Chi usa più il telefono fisso quando ci sono gli smartphone? Bene, il declino dei telefoni fissi è ovvio e sono quasi tutti scomparsi dalle famiglie, ma molte aziende si affidano ancora a questa tecnologia e in alcuni paesi le banche non ti accorderanno un prestito se non possiedi un telefono fisso. Avere un telefono fisso significa possedere una casa o almeno avere un luogo dove vivere, come se avere uno stipendio non fosse abbastanza. Comunque, anche se assisteremo alla completa scomparsa dei telefoni fissi nei prossimi anni, vanno ancora abbastanza sotto molti aspetti. Infine, cosa c'è di più duraturo di tutta questa tecnologia? Cracker Graham, delizioso. Non sono cambiati da oltre 100 anni e probabilmente sopravviveranno ancora. Non ami Cracker Graham? Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, dai un like al video e condividilo con un amico. Qui ci sono altri video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.